Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi torniamo col format Noob Pro God con vari oggetti. Quest'oggi a tema Demon Slayer, uno degli anime del momento assolutamente. L'abbiamo visto la seconda stagione, lo dico subito. Cioè proprio mi siamo tolgo sinceri. Il pezzo. Siamo sinceri. Siamo allora, terribili, però, Steph. Prima stagione vista. Il film visto. Il film l'abbiamo visto. La seconda stagione aspettiamo che finisca. Ci siano tutti gli episodi e ci guardiamo tutti in fila. Perché guarda, una settimana poi ti dimentichi tutto, fa schifo. Quindi preferisco aspettare un attimino e guardarlo tutto di fila. Quindi facciamo in questo fateci modo. Fateci sapere però se è bella. Senza spoiler però fateci sapere un po'. Lo so, infatti tutto. Saranno dei maledetti che allora, mi toccheranno leggere i commenti. Allora, ricordiamoci come funziona: Noob, oggetti di Wish, Pro, oggetti di Amazon, God, oggetti di Etsy. Andiamo bellissimo a vedere gli oggetti brutti, carini e belli di Demon Slayer e partiamo subito. Peluche e action figure, quindi iniziamo dai peluche. Iniziamo dai peluche. Prima di continuare con il video vi mostriamo dei giocattoli veramente fantastici che sono i Lord Gormiti, che si possono allungare e sono veramente fantastici. Ne abbiamo due a testa e io li voglio subito provare perché li andiamo ad aprire adoro subitissimo. Gli allungabili e questi esteticamente sono troppo. Oh mio Dio, guarda che belli, Steph. Allora, io inizio a mostrare il mio. Io ve lo dico, sono una super fan dei Gormiti. Da bambina li collezionavo, andavo matta per i Gormiti, quindi questi mi fanno impazzire. Guardate quanto si allungano. Ovviamente si possono allungare tantissimo, si possono fare delle forme super mega buffe e li possiamo anche schiacciare così alla loro normalità. Facciamo la faccia buffa. Però il bello infatti è che tornano sempre alla loro forma. Sono stupendi e si allungano veramente tanto 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 tanto. Allora io voglio aprire anche l'altro. Anche io, Steph. Perché mi incuriosisce. Sono troppo troppo belli, ragazzi. Non so quale è più bello. Guarda che bello questo. No, non so scegliere neanche io. Cioè ragazzi, fighissimo questo. Sono troppo qua, fighi. Sono troppo fighi. Veramente fighissimo. Io mi rimetto. Wow, si allunga veramente tantissimo. Sono bellissimi e non so che dire. Sono veramente una figata. Allora, eccoci qua. Questo è un bellissimo peluche di Wish. Posso no, dirti? Riconosci la schermata? 13 sì. euro il prezzo. Sono carini. Abbiamo anche Zenitsu oltre che Tanjiro, quindi sono carini. Sono carini. Cioè, sì. Non mi dispiacciono comunque. Ti piace? Allora, la forma, cioè, certo, non hanno i grandi dettagli, però devo dire che cioè, per se 13 tu avessi euro questo peluche ti piacerebbe? Tipo lo terresti qui dietro? Ah, forse no, però comunque non lo reputo noob orribile. Ok. Adesso non guardare qua, ti prego. So, guarda, ti faccio vedere cosa mi è arrivato sì, da ma Wish. Ma penso di aver immaginato perché c'è qualcosa di giallo che non c'entra nulla. Allora, ragazzi, io vi racconto. Quando ho aperto questo pacchetto, ho detto, ma cos'è? Cioè, carinissimo, nulla da dire. Però ho detto, io non ho ordinato questo. Ho detto, è Pichu, bellino. Forse me l'hanno regalato con qualche altro ordine. Illusa lei. Poi, esatto. Quindi ho detto, ah, bello, me l'ho fatto un regalo. Quando poi ho fatto un recap di tutti gli oggetti tra i tantissimi ordini che faccio, mi sono resa conto che mancava il Tanjiro di Wish, quindi ho realizzato che mi hanno mandato questo al posto di Tanjiro. Quindi, Noob Edition di Demon Slayer, ecco cosa succede. Diventa un Pichu, anziché un Tanjiro come l'avevi ordinato, ti diventa un Pichu. Va bene. È carino, però non è quello che ho ordinato. Grazie Wish, quando ci fai regali la prossima volta dacci quello che ci devi dare piuttosto che, ok? Vabbè. Andiamo avanti. Amazon. Quindi passiamo ad Amazon. E vedi qua, devo dire, un po' più professionale. Anche se questa versione seria, non troppo sul dettaglio. A me sai cosa non ha fatto impazzire? Anche se ho trovato solo questo peluche okay su Amazon. La fronte, cioè, vedi che è strana. Sì, un po'. Sembra che ha un cappello e poi tutti i capelli qua. 17 euro. Però 20 centimetri è molto grande. Ci può stare, dai, vediamolo. Andiamo a vediamolo. Su, sono curioso. Allora, il colore dei capelli è un po' diverso. Io ti farei notare che lì era più rossiccio. Qui invece, ragazzi, non so se si nota con le luci, è un po' più sul marrone, ma sul castano. Io dubito che sia. No, no, sì, sono no, 20 sono 20 centimetri. Allora, devo dire che è un pro un po' noob. Allora, nel senso che non è proprio carino, stupendo. Però non è brutto. I materiali non sono brutti e c'è anche questo dettaglio che ha veramente la giacchetta, quindi non è incollata, disegnata sopra, che comunque lo apprezzo. Ma non vale 17 euro. Cioè tipo guarda 10 euro massimo. Cioè nel senso, se confronto questi 17 euro e 17 euro con cui mi prendo il Funko, non funziona. Esatto. Dico anche Funko perché poi decidete voi come io lo volete pronunciare. Funko. Ognuno li pronuncia come vuole, va bene. Comunque se li confronta quello non tiene livello. Però comunque non è totalmente orribile. Questo lo diamo via, lo regaliamo. Perché comunque in casa io non lo terrei. Non lo vuoi? No. Vabbè, lo regaliamo a qualcuno. Carino ma non abbastanza. Se qualcuno lo vuole lo regaliamo, okay, molto volentieri, okay. Poi Prossimo arriviamo allora, ad Etsy. Quindi il peluche livello incredible. Esatto. Vai.
35 euro quasi. Okay. Questo staff è fatto totalmente a mano, come sempre. Infatti ci è voluta un'eternità solo per farmelo spedire, tipo 3 settimane, solo perché venisse spedito, perché ogni pezzo è unico. Cioè non è che ha venduto quello della foto, ne ha fatto un altro, questa ragazza credo, totalmente da zero. Ok. E quindi un pezzo unico. Vai. Pronto? Allora, a me piace tantissimo. Devo dire che è molto meglio di quello che si vede in foto. È bellissima, ragazzi. Vi faccio vedere anche dietro il dettaglio dei capelli, che comunque è rispettato. È bellissima. È bellissima, Steph. Questa... cioè, 35 euro li vale. Devo li vale, dire, cioè, che ci sta. Per il lavoraccio che c'è, perché ragazzi, guardate, cioè, c'è la giacchettina, tutti i vestiti fatti, tutto cucito alla perfezione, e anche il pezzo di bambù, quindi è quella perfetta. È la parte più importante. In ogni minimo dettaglio dico che questa vale i soldi, è bellissima. No, è troppo bella, questa me la tengo perché è troppo bella, è troppo carina. Allora, è veramente, veramente, veramente carina, cioè ci sta di brutto, poi ovviamente ha il suo stile quando viene fatto... Mi sa che sono... aiutatemi ragazzi, gli amigurumi, forse l'ho detto male, ha un nome questo stile. No? No, ha un nome preciso che adesso non mi viene, probabilmente l'ho detto male. In qualche modo. Quindi... però esatto. Devo dire che è molto molto carina. E io comunque nei peluscini, nelle cose così, adoro questo stile, mi piace un sacco. Ci sta. Quindi sono anche di parte. Postazione di ferie, questa rimane a casa. Esatto. Ok, allora. Action figure. Action figure? Sì. Va sì, bene, sì, sì. Let's go. Allora, Wish, 8 euro. Allora, aspetta. C'erano un po' tutti. No, devo indovinare la misura, non la voglio leggere. 8 centimetri. No, sono 15, c'è scritto modello, 15 centimetri. Nel caso 8 euro è una figata. Vuoi vedere? È da montare, quindi c'è... io ne ho senza montato. Testa. E vabbè, tanto c'è solo la testa e il piedistallo da montare, quindi adesso andiamo a vedere. Mi sembra sbiadito, non ho capito come è mai. Sbiadito. È sbiadito. E infatti anche nella realtà è sbiadito, ragazzi. È cioè, perché ragazzi, la forma non è per niente male. Cioè, per 8 euro poi. Per 8 euro ci sta di brutto, però con questi colori ti viene la morte. Cioè, sembra lui deceduto. Allora, fate le vostre considerazioni. Devo dire... che a parte il colore, per il resto per 8 euro ci può stare. Allora ci sono, non so se poi le noterete. Sì, grandi imperfezioni. Qua ci sono un po' di imperfezioni, però... sbavature di vernice. Però secondo me, se vuoi un action figure senza spenderci un rene, quindi senza troppe pretese, secondo me questa 8 euro. Ma anche secondo me, cioè, ripeto, 8 euro comunque ragazzi è pochissimo. Devo dire che cioè, sinceramente... meglio di questo che ne è costato 17. Siamo lì. Scrivete nei commenti, sono molto indeciso. Molto indeciso. Però secondo me ci può. Però non è male, cioè per 8 euro siete contenti. Comunque anche questo lo regaliamo, non resta a casa perché carice, no. No, ma poi c'è anche... beh. Che dobbiamo partire, vabbè, questa è costata 80 euro. Qui teniamo cose serie, mica 80 euro. E non parlo del fatto che di Demon Slayer, ma proprio della qualità. Bisogna prendere. Ma poi c'è anche da dire che la casa è quella che non possiamo ottenere tutto. Quindi selezioniamo per forza. Allora, Steph, questa è una hit. Ti devi proprio tenere. Il pro, ragazzi, il pro è super pro. Il pro, secondo me, è il più bello di oggi. 129 euro. Sì. E il God, scusami. No, è costato meno. No, non l'ho pagato più di questo. Hai speso 130 euro. Sì. Sei impazzita. È troppo bella. Ma sei impazzita. No, perché me la volevo tenere. Ho capito. È talmente bella che me la ma volevo. Ma vabbè, ho capito. Questo è perché mi lasci fare gli ordini da sola. L'ho fatto da sola. Steph, faccio il refund. Amazon, dovevo restituirlo. Se è bella, io starò ben affigata, incredibile. Cioè, guardala già come si presenta. Su Amazon c'è la sezione, la mia ragazza ha esagerato. Non lo so, no. Dovresti provare a contattare il supporto e vedere cosa ti dicono. La mia fidanzata ha comprato una cosa da 130 euro che non ce ne serve. Ma... poi... allora. Sì, siccome trovo qualcuno che no. Mi compatisce. No, io trovo qualcuno che mi dà ragione. Ragazzi, chi ha ragione? Chi ha ragione? Vabbè. Dovete scriverlo adesso, io, perché è bellissima. Allora. Siete pronti? Allora, faccio fare lei. Allora, già come si presenta con la scatola è una figata pazzesca. A me la scatola sembra da 45 euro. No, io la lo scatola dico. È bella. Io moddisso pure. La scatola è bella. Allora, è scritto tutto in giapponese. Non ci interessa. Quindi non so se è originale, un action figure originale direttamente dal Giappone. E quindi magari è costata così qui tanto. La gente vuole vederla aperta, le scatole, tutte queste cose. No, non ce la voglia nessuno. Steph, è come i Funko che si tengono nella scatola. Anche certe action figure comunque è molto importante. Ho come capito. Si presenta la scatola. Ma qui c'è gente che vuole vedere le cose. È il momento. Paura di rompere. La statua da 130 euro, continuo a dirlo tutto il tempo. Steph, ne varrà la pena. Sta uscendo fuori. Quando la vedrai, aspetta, aiutami così per
perché ho paura che ci sia qualche pezzo da che da 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 da. Spostiamo questa. Allora, datemi. Oh, voilà, ragazzi. Ma mi do un pugno così, guarda. Bene, c'è lo scotch. C'è altro scotch, ragazzi. Steph, vai di penna, ti prego. È il momento. È bellissima. Cioè, ditemi voi, ma è meraviglioso. Allora. Guarda, allora, faccio vedere anche i dettagli dietro perché chi ha passato. Sta avendo problemi! Di action figure vuole vedere tutto. Cosa c'è? Ma perché? Ok. Ah, posso farla vedere? Sì. La posso tenere in mano? Sì. È molto bella. È molto bella. Non so se vale 130 euro. Allora. Perché allora, se consideriamo queste di League of Legends che abbiamo sia Ashe, Caitlyn e Jinx, che sono costate 80 euro. Mi faccio il paragone. Ecco, prendi Caitlyn. Caitlyn è recente, l'abbiamo comprata tipo settimana scorsa. Quindi allora, questi sono 80 euro, quindi 80 euro è anche più grande. Contro i 130 è un po' più alta. Ovviamente non pensate al gusto di cosa vi no, piace di più. No, certo, certo, dovete pensare alla pensate qualità. Pensate proprio alla ragazzi, qualità. Perché comunque è bella, questa allora, è bellissima. Sono figo questo tipo di cose, però io tendo non farla cadere. Tendo a preferire il personaggio grande, onestamente. Okay. Allora, a me piace perché poi anche nell'anime questa che viene rappresentata è una delle scene che proprio mi è piaciuta di più, mi sono venuti i brividi, capito? Quindi sono felice di averla rappresentata anche con un action figure. È bella, ragazzi, è fatta bene, non ha sbavature di vernice come quella che abbiamo visto prima. È figo tutto, è figo il personaggio, è bella. Tenga. Costa tanto, ma è davvero bella. Allora, manca il God, che però è meno God del Pro, giusto? Però è carinissima. È carinissima, però sì, non tiene livello, corretto? No, questa secondo me è la più bella okay, collection. Oggi ha fatto una... Vabbè, è così. God! Certo che è un po' triste dopo... Allora, facciamo che questo era il Pro e questo era il God e abbiamo spoilerato okay, prima il God. Quindi in questo caso, secondo me, il God è l'Amazon. Allora conviene che sia sempre così. Cioè, Wish non sarà mai né Pro né God. Sì, Steph, il problema è che le cose cambiano in base a quello che trovo. Comunque, ci tengo a dire che questa che andremo a vedere, qua adesso non c'è il prezzo perché, ovviamente, dopo che l'ho acquistata io, era un pezzo sì, unico, quindi non c'è più. E la tipa se che non ricordo la male, è morta. L'ho pagata tipo... Dai, Steph, mi stai facendo intrippare. 35 euro più o meno. Ok, però... è originale. Però... ci ha regalato degli adesivi. Ci ha regalato. Lo sapevi? Adesivi? No. Guarda, c'è scritto pure una letterina. Vedi, c'è un cuoricino ma ragazzi, qua. Ma sono troppo carini i venditori di Etsy. Allora, vedi? Ci ha regalato anche degli adesivi. Allora, guarda, ma che cosa sono? Pensavo fosse la tema Demon Slayer, scusate. Allora, lì c'è una letterina, vabbè. Sono tutti adesivi strani. No, ma cosa c'è? C'è anche un coupon per il prossimo ordine del 10%. Cioè, io pensavo delle cose di Demon Slayer. No, aspetta, sono carini, a me piacciono. Cioè, sono carini, me li metto nell'agenda, quindi me li tengo, perché no? Puoi divertirti. Dicevo originale dal Giappone, quindi sono quelle collection. Posso comprare una questa? No. Dai. Che vengono vendute solo in Giappone. Davvero, devo impegnarmi? Sì. Dai, aspetta, faccio è io. È piena. La butterò quella scatola, però non ci puoi far nulla. Sparirà all'improvviso. Io non riesco a fare la tecnica della penna, ho fallito miseramente. Allora, molla, molla! Basta! Fere, ti prego, dai, mi sta venendo nervoso, Fere, ti scongiuro, non ce la faccio più. Sei una sventura quando fai così. Tu sei una sventura. Sono tre, non sono due, quindi adesso non ti basta tutti ancora? Ecco. Basta, Giova, ma perché le riempiono di scotch? Silenzio. È un'operazione chirurgica questa. Ok. Perché vedi, devi... capito? Sì. Ci siamo, finalmente. Siamo? Allora. Ok. Pure da montare? No. Esageratamente piccola, però. Esageratamente piccola. Aspettavo un po' più grande. Beh, comunque devi metterla come pro e non come cosa. Sì, hai ragione. È proprio cannato di brutto. Mettete un dislike per no, Fede. No, però non per me. Cioè, e trovate la sezione, ci sono due dislike. Uno è celeste e uno è rosa. Ormai non si vedono. Quello più rosa è per Fede. Mettetene tanti. Allora, cerco di... allora, vedere. Probabilmente in Giappone costa meno, capito? Qua l'abbiamo pagata di più perché c'è chi le prende e le rivende ovviamente a prezzi alti. E se la paghi meno ci sta, perché comunque è carina. Magari 35 euro no. 35 euro no. Posso? Cosa? 10 euro è il massimo. Ma magari infatti il valore originale in Giappone è quello. Ma proprio yen. Se mi sento gentile ti do 10 euro. Ma magari costa così, cosa ne sappiamo. Qui perché scammerino, ci ha scritto la lettera perché sapeva di averci scammato. Che per quello ci ha dato e anche il coupon, anche il coupon del 10%. Le foto perché lo sa che lui l'ha pagata molto meno. Si sentiva in colpa, esatto. Si sentiva in colpa.
Comunque, terminato, scriveteci tra i 6 oggetti qual è il vostro preferito. Credo che, come sempre, Wish non sarà tra le vostre scelte, però... Secondo me questo... Penso che possa vincere. Ma sai che se te devo dire proprio così... Questi due. In un certo senso... Peluche questo, action figure questa. Scriveteci nei commenti, sono curioso. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!